Siamo con una delle voci maschili di Hollywood. Sua è la voce di grandi star come Johnny Depp, Ben Affleck, Colin Farrell, River Phoenix, Sawyer di Lost e infine Spartacus. Tra cattivi eroi criminali e pirati ha sedotto migliaia di spettatrici italiane. Signore e signori, Fabio Boccanera. Ciao a tutti. Lei è che possiede tra le più belle voci del doppiaggio italiano, che è un volto che potrebbe facilmente reggere il primo piano cinematografico, non è stato coinvolto dal cinema per le sue potenzialità indiscutibili. Ciò dipende dal suo agente, dalla miopia dei registi italiani o dal fatto che lei farebbe sfigurare gli altri attori che non sanno recitare con la sua voce? No, io ho avuto esperienze, ho fatto due sceneggiati come attore. Uno era molto piccolo, e il titolo era L'uomo del tesoro di Priamo, la storia dell'archeologo tedesco. E poi ho lavorato con Alfredo Giannetti, avevo 15 anni, per un paio di scarpe per tanti chilometri, si chiamava questo sceneggiato di tre puntate. E devo dire che è andato anche benissimo, ho avuto tanto successo. Lettere delle fans, perché soprattutto in Svezia ho avuto tantissimo successo in Svezia, però poi e mi piaceva anche tanto fare insomma, oltre che il doppiaggio, anche l'attore. È stata una bellissima esperienza, anche perché ho passato 3 mesi bellissimi con mio padre, perché essendo minorenne dovevo per forza essere accompagnato, e è stato un bel periodo. E diciamo che si è interrotta la cosa per un problema tecnico, se vogliamo, nel senso che io già facevo doppiaggio, ho iniziato nel 71, già facevo doppiaggio da parecchi anni. Venni a sapere da una società di doppiaggio che era la CD all'epoca, e mi sembra da Renato Mori addirittura, venni a sapere. Un giorno lo incontrai e mi diceva: guarda che ti stanno doppiando. Dico: come stanno doppiando? E insomma, rimasi allibito, però era vero. E il regista all'epoca ritenne di farmi doppiare da Fabrizio Bentivoglio all'epoca. Se non che, sai, da lì è nata una piccola... Paradosso, sai, ero giovane, sì, doppiatore doppiato. Sì, è stata una cosa che io non sopportavo, io ero piccolo, insomma, una cosa e l'altra, sono stati qualche problemino. E da lì poi sono rimasto talmente scioccato da questa cosa, anche perché 3 mesi, ma 3 mesi a girare, insomma, è stata anche una cosa faticosa. E da allora un po' ho interrotto le cose. E ho perso, diciamo, questo treno, se vogliamo, però insomma... Da attore a doppiatore segue le orme di sua sorella Laura Boccanera, una delle voci femminili più importanti del panorama italiano. Quali erano i direttori di doppiaggio con cui lavorava più volentieri nei primi anni della sua carriera di doppiatore? Ma questa è una domanda extra. Ti posso rispondere facilmente, nel senso che parliamo di 30 anni fa, ma anche di più. Erano tutti perché il livello di professionismo, di qualità era altissimo, e dovunque andavi c'era dietro gente che con un'esperienza tale che tu potevi soltanto apprendere, e imparavi da tutti. C'era un professionismo, i direttori una volta erano veramente tutta gente con un bagaglio enorme. Una palestra dove imparare il mestiere. Erano tutti grandi, dei grandi. E proprio in una dei primi lavori giovanili lei è stata la voce di Daniela Russo in Karate Kid, un mito, un eroe positivo, sì, per molti ragazzi cresciuti tra gli anni 80 e 90. Cosa ricorda, sì, di quell'esperienza al leggio condiviso con un grande attore e doppiatore come Giorgio Lopez? Sì, beh, infatti ricordo soprattutto quello. Ricordo, il direttore era Maglio De Angelis, e ricordo le scenette tra me e Giorgio, perché anche al di fuori dell'orario di lavoro ci chiamavamo: maestro Miyagi, mi scusi, potrebbe offrirmi un caffè per favore? E lui faceva: nanananana Daniel-san. No, ricordo, è stato, era oltre che un lavoro, era anche un divertimento. E lì, e da lì uno si sente libero. Quando sei libero dai il 100% e si lavora molto molto meglio.
come è giusto che sia. Da ormai diversi anni lei ha instaurato un bel sodalizio voce e volto con Johnny Depp. Le chiediamo qui di ricordare e commentare la lavorazione di alcuni film. Partirei proprio dalla saga dei Pirati dei Caraibi. Com'è stato riprodurre la caratterizzazione di Depp senza scadere nella macchietta? E con questa interpretazione è stato consigliato e assistito dal direttore del doppiaggio Carlo Cosolo. Sì, devo dire innanzitutto che ringrazierò sempre Johnny Depp a vita, perché è un attore straordinario. E, è facile quando un attore è così bravo, il mio compito insomma diventa un 50% se vogliamo. E lui è difficile perché fortunatamente per me, perché mi diverto di più, ma lui fa sempre ruoli molto sul filo, sempre sulla riga, e appunto devi stare molto attento, come mi è capitato nei Pirati, ma anche in Alice. Devi stare attento a non cadere nella macchietta, a non fare troppo, devi essere sempre contenuto. Ed è anche nei Pirati, lui è vero che è così, è smargiasso, è tutto sulle righe, sembra anche, se vogliamo, è stato detto anche un po' al limite, sembra quasi effeminato, però lui è sempre il capitan Jack Sparrow. Quindi è vero che devi essere un po', però devi far sentire anche con quel modo di parlare e di dire le cose, però, che sei sempre il capitan Jack Sparrow. Mantenere un registro anche nell'intervento. Sì, la difficoltà è quella. Alcune volte ti devi tenere un pochino. E secondo titolo, forse meno ricordato, ma non altrettanto importante, è La vera storia di Jack lo Squartatore, un film difficile per molti versi. Lo è stato anche in voce? Sì, lo è stato, perché a differenza degli altri film dove l'ho doppiato, anche qui era particolare. Anche aveva un modo molto, era questo modo inglese di parlare, molto contenuto, strano. Poi comunque lì c'era anche la difficoltà del fatto che lui, quando faceva uso di oppio, quindi c'erano quei momenti che passava dalla lucidità, da detective, momenti che erano proprio le allucinazioni che lui aveva quando fumava l'oppio, che gli facevano vedere le cose, e anche lì quindi devi sempre stare con la recitazione una volta di qua, una volta di là, ma sempre senza mai, e spesso è così, diventa un pochino più complicato, però è anche vero che è lì la soddisfazione del lavoro, fare le grandi cose. Terzo titolo, recentissimo, Alice in Wonderland, questa volta un personaggio forse più folle dello stesso Jack Sparrow. Sì, lì è meraviglioso. Mi ha ricordato un po' come tipo di recitazione La fabbrica di cioccolato, parecchie cose. E anche lì ancora, forse ancora più difficile, perché aveva questa vocina: Alice, sei tornata! Dovevi usare un po'. Giocava tantissimo con le corde vocali, lui è straordinario in questo. E farlo non è passare da un tono di voce un pochino più basso, poi tutto così, vieni, meno male, dobbiamo prendere il tè. È faticoso tecnicamente, perché nella tecnica però devi mettere anche il sentimento, l'emozione, quindi devi rendere un po' tutte le cose. La grande magia del doppiaggio. Sì. Un altro attore con il quale lei ha instaurato un bel sodalizio è Colin Farrell. Uno su tutti, il doppiaggio capolavoro in linea con L'assassino. Ah, sì, come si è trovato a lavorare diretto da un maestro come Pino Puglisi? Bene, discorso che facevo prima. Prima, per un giovane che inizia questo mestiere, è importantissimo avere dietro un direttore grande, un direttore bravo, un attore, direttore. E anche una cosa che non viene mai detta, ma anche uno psicologo. Perché un direttore, secondo me, deve essere anche questo, deve sapere chi ha lì, come trattarti, come dirti le cose, come fare, come non fare, per farti rendere. E lì devo molto a Pino, perché era un film difficilissimo, perché tu dovevi rifare
quello che ha fatto Colin Farrell. Solo che ovviamente loro fanno tanti ciak, fanno 10 ciak, 15, 20, riprendono. Tu devi ridare alle 9 di mattina, appena svegliato, vai in sala, stai davanti alle GIO in piedi e devi dare tutte quelle. È stato molto molto difficile. Pino mi ha strigliato parecchio, mi ha tenuto sempre sempre sulle corde, mi provocava, mi ricordo, anzi anche volontariamente, per farmi stare sempre con quei nervi tirati, quelle cose. Quello sì, difficilissimo. Mantenere, grandissima soddisfazione però, mantenere la tensione del thriller. Sì, non è. E che ricordi ha del bellissimo doppiaggio che ha proposto in Belli e Dannati su River Phoenix, moderno James Dean degli anni contemporanei? Sì, dicevano che sarebbe diventato il futuro James Dean. E anche lì particolari, perché mi ricordo il direttore era Francesco Vairano. E venni a sapere dopo che aveva delle perplessità, perché comunque io ho sempre fatto, ecco, i ruoli dei belli, del duro, quello figo, forte, tutto così, no? E aveva perplessità, che dice: no, ma Fabio non ce la farà a fare una parte di un ragazzo che si vende, che ha delle fragilità di qua, di là. E niente, invece alla fine mi chiamò, feci questa cosa e lui rimase, perché non pensava che io riuscissi ad avere delle sensibilità, delle cose particolari. Però anche quello è stata una bella prova, perché anche lì, anzi soprattutto in questi casi, rischi di cadere, no? Nella macchietta classica, ma che va bene per le commedie brillanti, non va bene per un film di quel genere. E devo dire che lì è stata anche un'altra grande bella esperienza, sì. Del doppiaggio. Francesco poi, insomma, Vairano anche lui, non sappiamo benissimo quanto è bravo. E passando adesso al fronte televisivo, le chiediamo qui di approfondire due ruoli di grande successo. In primis Spartacus, nell'omonima serie dove impersona un eroe desideroso di vendette e di rivalsa contro le ingiustizie. Serie recentissima. Quella è "Io sono Spartacus!" Bellissimo. Quell'urlo è diventata nello stabilimento di doppiaggio dove l'abbiamo doppiato, è diventata proprio ogni volta che mi vedono, "Ecco Spartacus!" No, anche lì è stata una cosa. Sai, può sembrare un po' tutto. Può sembrare anche ripetitivo, però ogni singola lavorazione ha una difficoltà propria, diversa. Anche lì il fatto di fare l'eroe, il bello, necessita, è chiaro, di per forza di avere una voce comunque che si senta il comando, che si senta la. Però anche lì devi evitare di avere delle intonazioni in monocorde, diciamo. Anche lì devi non cadere nella cosa di fare tutte le battute. Io sono Spartacus. Devi anche lì cercare di essere il più vero possibile, non cadere solo nella non giocare solo con la voce postata da eroe. E in una delle serie televisive più belle degli ultimi anni, Lost, lei ha dato la voce a Sawyer. Grande. Antieroe per eccellenza, cattivo ma con una motivazione. Grande. Una serie che poi l'ha dovuto portare avanti per molti anni, essendo durata varie stagioni. Che ricordi ha di quel doppiaggio? Sawyer, Lost, devo essere sincero, anch'io doppiandolo riuscivo a capire per poco alcune volte, se devo dire, non è stato semplicissimo. Ogni volta c'era sempre, chiedevo sempre, mi ricordate com'era, che cosa era successo, sempre con quel direttore, quelle volte. Però no, Sawyer mi è piaciuto farlo, perché carattere un po', io dicevo sempre, mi è capitato altre volte, mi hanno chiesto di Sawyer, un po' istrionico, un po' come mi sento io delle volte, sempre un po' così, magari un po' imbronciato, così, un po' interiore, che sembra cattivo, invece poi in realtà, non, come si vedrà, come si scopre, non era, anzi, era sempre quello che alla fine finiva sempre ferito, o aiutava qualcuno, o faceva. Però anche lì, no, mi è piaciuto tantissimo, devo dire, farlo, perché era anche spiritoso. Quando ti capitano i ruoli così ti diverti a farlo, puoi giocare con le tonalità,
puoi tirare fuori delle cose che hai dentro nel bagagliaio d'esperienza, che puoi usare. E poi essendo distribuite su una serie, quindi su più episodi, sì, c'è più, ci sono più momenti per confrontarsi. Sì, certo, ci sono più momenti, aspetti. È vero, è vero. Oggi è difficile che un attore italiano si faccia doppiare. Il nostro cinema vive una crisi da lungo tempo. Lo storico del doppiaggio, Gerardo Dicola, sostiene che l'inizio della crisi ha coinciso con la fine della consuetudine, fenomeno tutto italiano, di doppiare gli attori italiani. Che ne pensa di questa affermazione? Ma no, purtroppo questo è un vecchio discorso. Se, io sono 40 anni che faccio questo mestiere, e non mi ricordo poche volte che non si è parlato di questo argomento. Ogni tanto esce fuori, ogni tanto ci fanno delle critiche, per carità, io rispetto il lavoro di tutti, però credo anche che un critico debba anche magari entrare un po' dentro l'ambiente prima di fare certe dichiarazioni, di scrivere certe. Bisognerebbe conoscere un pochino prima di cosa si parla. Anche perché era il fatto di doppiare, di chiamare i doppiatori e doppiare gli attori italiani, era una cosa normalissima, 25 anni, 30 anni fa, era una cosa, anzi i registi erano ben contenti, volevano far doppiare gli attori perché migliorava tantissimo il prodotto, erano contentissimi di fare questo. E non so quanto, sinceramente non so se incide il fatto di fare queste telenovela, come le chiamiamo, italiane. Io non credo che incida tanto questo nel momento del doppiaggio, non lo so. Nella sua attività di doppiatore lei però ha prestato la voce a tanti attori stranieri, le sì. È mai capitato di doppiare attori italiani? Attori italiani sì, ho doppiato un... ora però non mi ricordo il nome, purtroppo, in un film di Dino Risi, questo ragazzo che era addirittura romano proprio. Poi il film lui ci chiamò proprio perché voleva un doppiaggio proprio fatto di romanaccio, proprio quello con Anna Falchi, c'era anche Anna Falchi come era giovanissima. E poi ho doppiato un attore che ho doppiato due o tre volte, credo, è Nicola Farron, che ora è un attore che lo vedo poco. Però ho doppiato lui, mi ricordo che c'era lui che veniva in sala, perché voleva imparare da me, è stato lì con me in sala, nei film che lo doppiavo, e alla fine piano piano, per il discorso che comunque oggi nessuno lo dice, però insomma io, gli attori italiani oggi, per un discorso, quando fanno un film devono anche doppiarsi da soli, per un discorso tecnico, diciamo che se il film vince un premio e loro non si sono doppiati non possono prendere questo premio. E lui, devo dire che fu bravissimo, perché poi alla fine iniziò a doppiarsi da solo. Però ecco, gli attori italiani pochi, lui mi ricordo, insomma, quello che doppiai maggiormente. Lei è sempre stato restio ad entrare stabilmente nelle società di doppiaggio, può spiegarci i motivi? Sì, io spirito libero soffro a sentirmi chiuso, ho bisogno di ma anche per un discorso di crescita. Forse se io non avessi lavorato con tutte le società di doppiaggio, Non sarei cresciuto tecnicamente, emotivamente, forse mi sarei un po' limitato lo spazio. Ho provato una volta, ma mi ricordo durò 2 mesi poi di dimissioni. Proprio quindi potersi confrontare con ambienti diversi. Sì, sì, è sempre una sfida. Il doppiaggio è... Non posso dire, ma non lo dico perché... per essere una persona così umile, diciamo, tra virgolette, non... c'è sempre da imparare, non come in tanti mestieri, ma io credo soprattutto nel doppiaggio, veramente non so quando potrò dire so tutto. Io credo di no, perché ogni giorno imparo sempre qualcosa di più. Come direbbe il maestro Miyagi, c'è sempre sì, da imparare. C'è sempre da imparare. Scopri delle cose che non pensavi di avere. E c'è un doppiatore, una doppiatrice cui sente o sentiva di dover dire grazie oggi per la sua carriera di doppiatore?
Ma ti dovrei dire tante persone, tanti direttori che hanno creduto in me, che mi hanno affidato i ruoli di protagonisti. Sì, diciamo, tutte queste persone, Che hanno non avuto c'è. l'intuizione di capire Sì, la prima che quella pazienza di voce sopportarmi, potesse andare bene per tante cose. quel personaggio. E quasi tutti i doppiatori hanno due obiettivi: recitare da attori o entrare in sala di doppiaggio da direttori. Lei ha una di queste due aspirazioni? La verità? No, nessuna delle due. No, io non sì, ci sono colleghi che forse per loro fare solo il doppiatore è un secondo piano. Io no, come ti dicevo prima, ho fatto l'esperienza d'attore, mi è piaciuta, so di che cosa si tratta e so anche che avrei potuto farla bene. Però non, no, io amo il doppiaggio e sono orgogliosissimo di essere solo doppiatore, Come giusto non che è sia. questa cosa, no. Direttore no, spero più tardi possibile. Sinceramente voglio ancora fare i miei attori, perché il direttore comunque è un ruolo molto scomodo, non è. È molto impegnativo perché Sì, ovviamente sì, magari toglie spazio anche alla sala, no? sì. Toglie Ovviamente ha quel spazio. ruolo in voce, diciamo, Sì, no, ma poi. dover Esatto. presenziare vari Sì, devi turni e non essere, solo i propri, ecco. hai tutte le responsabilità, non finisci mai di lavorare, perché comunque magari ti arriva la chiamata telefono a casa la sera, ma qui c'è un problema, qui rifai questo. Io ancora ho troppa passione per stare al leggio, sono assetato di seguire l'attore, di vedere gli occhi dell'attore, perché il segreto vero, secondo me, al di là di ascoltarlo bene, di vedere la scena, di vedere tutto, ma il segreto sta negli occhi dell'attore. La Se cosa più tu riesci a importante. doppiare gli occhi, hai fatto già un buon per cento del lavoro. Fabio, noi la ringraziamo del Io suo ringrazio. contributo e da ultimo le chiediamo al capitano Jack Sparrow di mandare un saluto a tutti i telespettatori del mondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Felicissimo. In coperta, gran filibustieri, il capitano Jack Sparrow è tornato. Io, beviamoci su.